grazie di aver accettato l'invito a questo incontro. Stiamo cercando con fatica da sempre, tutti, di costruire delle opportunità di approfondimento, di lettura, anche di conoscenza, di altri tipi di informazioni rispetto a quelle che abbiamo. E questa sera abbiamo la fortuna di avere tra di noi dottor Bartolo. È difficile, io in questi giorni insieme ad altri abbiamo cercato di leggere, di capire, di vedere un po' di filmati per conoscere sempre di più la sua personalità, ed è difficile trovare tanta ricchezza sia professionale che umana, ma che allo stesso tempo in grado di tradurre in una visione che poi è politica e di attenzione e di scenario e di visione. E nel cercare di fare una sintesi mi è venuto in mente una, e con questa poi do la parola, perché credo che insomma la storia del dottor Bartolo, dei suoi libri, della sua testimonianza, del suo lavoro a Lampedusa, bene o male l'abbiamo un po' sfiorata. E di sicuro ci ha colpito. Stasera abbiamo l'opportunità di averlo con noi e credo, spero che questo sia un momento di grazia, un momento di apertura. E mi è venuto in mente, oggi, proprio mentre finivo di leggere alcune cose, quella famosa invito di Paolo VI che ci richiama a renderci conto che abbiamo più bisogno di testimoni che di maestri. Però sono andato un po' a vedere che insomma, delle Vangeli Nunziandi, ma pare sia stata presa da una durante un'udienza del Pontificio Consiglio per i Laici nel 74, e dice: l'uomo contemporaneo ascolta più volentieri i testimoni che i maestri, ossia ascolta i maestri perché sono dei testimoni. Egli prova in effetti un'istintiva avversione a tutto ciò che può apparire come inganno, facciata, compromesso. In questo contesto si comprende l'importanza di una vita che risuona veramente del Vangelo. Gli uomini di questo tempo sono gli esseri fragili che conoscono facilmente l'insicurezza, la paura, l'angoscia. Tanti si chiedono se sono accettati da coloro che li circondano. I nostri fratelli umani hanno bisogno di incontrare altri fratelli che irradino la serenità, la gioia, la speranza, la chiarità, malgrado le prove e le contraddizioni che toccano anche loro. Ecco, io in questo ho visto questa testimonianza forte che ci può provocare, e la lascio e finisco con un pezzo dell'intervista in cui il dottor Bartolo racconta di un bambino che è riuscito a scappare dopo essere stato in Libia anche abusato, e l'intervistatore chiede al dottor Bartolo: adesso dov'è questo bambino? E il dottore risponde: non lo so. Ecco, in questo non lo so ci vedo tutta la fatica, tutta l'attenzione, tutta la visione di un servizio all'uomo, indipendentemente poi da come quest'uomo potrà trovare altre risorse, altre opportunità. Lo ringraziamo per questo e mi auguro che sia una buona serata per tutti. Grazie agli organizzatori, alla Caritas per avermi dato questa opportunità questa sera. Grazie a tutte voi che siete così tante, sono un po' spaventato, siete veramente tanti. Sono arrivato poco fa da Strasburgo, per dove ero stamattina, perché sono diventato parlamentare europeo e quindi ero lì per fare il mio lavoro da parlamentare, e quindi insomma, sono stato in plenaria a votare alcune cose importanti, quindi sono arrivato qua questa sera. Domani mattina prenderò l'aereo per andare a casa mia,
che si trova a Lampedusa, in quella isoletta che voi conoscete, molti conoscono. Ci vado raramente ultimamente perché è un pernacchio distante, poi vado in giro per tutta l'Europa, ma soprattutto in Italia, per parlare con la gente, parlare con tutte quelle persone che vogliono sapere la verità. E questo è quello che faccio da 5 anni a questa parte. Dedico sabato e la domenica, quello che chiamano weekend, non so che cos'è. Sono 5 anni che non mi faccio un sabato e una domenica con la mia famiglia, proprio perché ho deciso di fare sapere la verità alle persone, perché spesso vengono raccontate solo bugie su queste persone, perché io li chiamo persone, sono delle persone. Spesso perdiamo di vista, dopo fare qualcuno un'intervista, perdiamo di vista che parliamo di persone, si parla di migranti clandestini, migranti economici, ultimamente li chiamano anche migranti climatici, e poi rifugiati, e poi flussi addirittura, ultimamente li chiamano flussi come se fosse qualcosa di, cioè, un fluido. In realtà sono persone, non mi stancherò mai di dirlo, sono delle donne, bambini, uomini, e io di queste persone ho viste tante, sapete, in questi anni. Sono 30 anni che mi occupo del fenomeno della migrazione a Lampedusa. Ho visto tutti gli sbarchi, tutti, fin dal primo nel 1991, li ho visti tutti e li abbiamo accolti, li ho curati, li ho ascoltati soprattutto, perché è molto importante. Poi ho visto tante cose brutte tutti questi anni, ho visto delle cose che nessun uomo deve vedere. Adesso vi farò vedere qualcosa, ma non posso farvi vedere le cose veramente quelle che sono, che non si possono vedere. Quello che succede in Libia è quell'inferno che dove ci sono dei campi di concentramento, dei lageri, qualcuno li ha definiti dei centri di accoglienza di eccellenza. Non so cosa gli hanno fatto visitare andando in Libia, io li conosco, sono dei lager, sono delle latrine immonde dove vengono violentate, rinchiuse, vengono torturate, stuprate, vengono fatte di tutti i colori a queste persone, in modo particolare alle donne, in modo particolare alle donne. Poi parliamo delle donne, visto che siete la maggior parte qua. Le donne in Libia non vengono considerate, in genere non vengono considerate esseri umani, non hanno lo status di essere umano, e le donne ancora esseri inferiori, sulle quali si può fare di tutto, vengono tutte violentate sistematicamente, belle, brutte, bambine, vecchie, anziane, non ha importanza, non fanno neanche per il desiderio sessuale, sapete? Fanno per umiliarle le donne. E poi, parlando delle donne, posso dire che ho sperimentato in tutti questi anni, normalmente si dice che le donne sono più forti degli uomini, ed è vero. E poi vi dirò perché. E in tutti questi anni veramente ho visto tante persone che venivano dal Nord Africa, poi dal Sub-Sahara, poi dalla Siria con la guerra, poi sono tornati quelli del Sub-Sahara, poi la primavera araba e poi ancora quelli del Sub-Sahara. Quindi in giro continuo ho visto cambiare anche le modalità di arrivo. Prima arrivavano con i barconi, li chiamavano le carrette del mare, e poi abbiamo visto i gommoni, in realtà non sono gommoni, poi vi dico che cosa sono, e poi i microsbarchi, e quindi ancora una volta, ecco, altre situazioni. Ho visto cambiare le malattie, ci hanno fatto spaventare con le malattie, ci hanno raccontato che portano le malattie infettive gravi, dovete stare attenti, ci hanno spaventato, non è vero, non portano nessuna malattia, questo ve lo posso sottoscrivere. Ve lo posso pure dimostrare, perché il primo a visitarli sono io, il primo a toccarli sono io, spesso li abbraccio pure, a me non mi fanno schifo, come a qualcuno che sentono puzza, la puzza, certo, povera gente, immaginate come vengono tenuti in quei lager, eppure non ho mai preso una malattia, sono qua a parlare con voi questa sera, 30 anni, li ho visitati 350.000. Uno per uno, non ho mai preso una malattia,
ma non perché non sono Superman, perché non portano malattie. Tra l'altro un compito particolare che mi è stato delegato dall'USMAF, cioè dalla sanità marittima, cioè dire che nessuno può scendere a terra, dico, anche se si tratta di una nave militare, qualsiasi essa sia, una nave ONG, qualsiasi nave che dove a bordo ci sono queste persone, nessuno può scendere a terra se io non sono un medico della sanità marittima, a Lampedusa non c'è. E allora Pietro Bartolo ha fatto anche questo, di salire a bordo, verificare se ci sono delle malattie infettive gravi, perché se anche dovesse avere il solo sospetto di una malattia infettiva grave, dovrei mettere in quarantena quella barca con tutto l'equipaggio, con tutti gli ospiti e me stesso. Beh, tutti questi 30 anni non ho avuto mai la necessità di mettere in quarantena nessuna barca, non ho mai preso una malattia, sono qua a parlare con voi dopo 30 anni, quindi evidentemente le malattie le portano, e come se le portano, ma non quelle che ci hanno fatto spaventare, portano quelle malattie legate al viaggio, legate alle torture, legate all'ipotermia, alla disidratazione, quelle malattie, ovviamente pensate che a volte viaggiano per 6-7 giorni senza acqua, sono costretti a bere acqua di mare addirittura, potete immaginare cosa succede quando si beve l'acqua di mare, non sanno neanche che l'acqua di mare è salata a volte, oppure l'ipotermia, sono costretti a viaggiare di notte per giorni e giorni sotto l'acqua, col maltempo, arrivano infreddolite, quanti ne ho visti in ipotermia, una malattia gravissima, difficile da trattare, come la disidratazione, come l'ipotermia, e quanti ne ho visti morti per ipotermia. Quanti ne ho visti morti? Purtroppo di morti ne ho visti veramente tanti. Sapete, dicono che ho il record di essere il medico che ha fatto più ispezioni cadaveriche del mondo. Pensate che record, una vergogna, mi vergogno a dirlo pure. Forse dovrebbero vergognarsi chi ancora oggi consente tutto questo, perché ancora oggi si muore nel Mediterraneo. E magari stasera siamo così tanti qua a parlare di questo, parleremo, magari in questo momento stanno morendo delle persone in quel mare, nel nostro mare, quel mare straordinario, mare nostro come lo chiamano, quel mare che è diventato un cimitero, quel mare che a me mi ha dato la possibilità di diventare medico, perché io prima di fare il medico ero un pescatore, ero imbarcato, sono stato anche un naufrago. Quindi so cosa significa essere naufrago, so cosa significa stare in mezzo al Mediterraneo, aspettando che qualcuno ti venga a salvare. Io sono stato fortunato, ma molti di loro no. Più di 40.000 persone hanno perso la vita in quel mare, quelli che sappiamo, ma sicuramente sono molto di più. Quel mare che è diventato un cimitero. Neanche una guerra, 40.000 persone, immaginate. Una cosa incredibile, eppure c'è gente che ancora oggi parla di chiudere i porti, c'è gente che dice di spingere, di portarli indietro, portarli di nuovo in Libia, dove vengono torturati, dove vengono seviziati, dove vengono violentati. Però nessuno parla di quello che succede in Libia, delle torture ormonali, l'avete mai sentito parlare? Mai, nessuno. Avete sentito mai parlare di torture ormonali? Beh, le donne vengono sottoposte a queste torture, sono delle estroprogestinici, gliele fanno loro stessi, i trafficanti stessi, è un estroprogestinico, un anticoncezionale, in forma liquida, glielo fanno nel braccio, a dosaggi scelte da loro, praticamente gli bloccano le mestruazioni, gli bloccano l'ovulazione, li mettono in menopausa. Menopausa anche se è temporanea, ma che dura anche un anno e mezzo, per evitare di rimanere incinte, perché tutte vengono violentate, tutte. E arrivano quasi tutte incinte, le povere donne, quasi tutte incinte, quelle che non sono incinte perché sono state sottoposte a quel trattamento per evitare di rimanere incinte, perché quando arrivano in Europa poi devono fare le prostitute, come la mamma di Anima. Per la donna è stata costretta a fare la prostituta, e una donna incinta non vale niente, non può essere messa sul mercato, tant'è che la mamma di Anila, Carla è arrivata che era incinta, e hanno dovuto aspettare per metterla sul mercato, perché è merce, perché la trattano come merce, perché questo sono.
così li considerano. Quando invece sono delle persone straordinarie, credetemi, straordinarie. Mi hanno cambiato la vita, mi hanno insegnato tanto. Mi hanno dato tanto. Ma non è un modo di dire, è la verità. Quella piccola isola ha fatto delle cose straordinarie. La vedete qua, Santa Lucia. Una zattera io l'ho chiamata. Un salvagente messo là, in mezzo al Mediterraneo, che ha fatto delle cose straordinarie. Non ha mai messo un muro, mai un filo spinato. Ha colto tutte, tutte, donne, uomini, bambini, indipendentemente dal colore, dall'etnia, non dalla razza. Perché non esiste la razza, non esiste, scientificamente la razza non esiste, ci sono le etnie, il colore della pelle, ma che importanza ha il colore della pelle? Il colore è un vestito, se togliamo quel vestito, sotto quel vestito siamo tutti uguali, gialli, neri, gli altri colori, siamo tutti uguali. Sapete, io li ho visti anche senza vestito, queste persone. In Libia gli hanno tolto il vestito, li hanno scuoiati vivi, perché fanno anche queste cose, però nessuno lo dice. Ci dicono che sono degli alieni, dei mostri, un pericolo per la sicurezza nazionale. Si fanno delle leggi, addirittura. Delle leggi che hanno fatto diventare un reato salvare una persona. Salvare una persona è diventato un reato. Sono delle sanzioni, vai in galera, ti sequestrano le barche. Beh, io sapevo che salvare una persona, qualcuno diceva salvare, chi salva una persona una vita salva il mondo intero. Salvare una persona non è una facoltà, salvare una persona è un obbligo. E questa è la legge del mare. E si possono fare tutte le leggi che vogliono, personali, quelle leggiucole, quei decreti stupidi, che sono incostituzionali, che vanno contro tutti quelli che sono i principi internazionali. Non è possibile criminalizzare le persone che vanno a salvare, le ONG, i pescatori, le navi militari, la Gregoretti, la Marioni, la Diciotti, sequestrate perché hanno salvato delle persone. È inaccettabile, è disumano quello che sta succedendo. Beh, in tutti questi 28 anni, perché sono 28 anni, quasi 29, di cui io mi sono occupato del fenomeno dell'emigrazione, che è un fenomeno, non è un problema, lo hanno fatto diventare un problema per cavalcare quell'onda, per avere dei rendiconti, giustamente. Vedete, ho visto cambiare anche le modalità. Prima arrivavano con queste barche, vi ricordate le carrette del mare che chiamavano? Erano delle barche possenti, importanti, che magari a bordo c'erano gli scafisti, ora gli scafisti non ci sono più. Prima c'erano gli scafisti perché arrivavano e poi ritornavano indietro magari per fare qualche altro viaggio, quindi dovevano andare sempre in salvo. E tutto questo succedeva fino al 2013, quando è avvenuta quella strage a Lampedusa, in quell'isoletta, la strage di Lampedusa la chiamano, cioè dire davanti al porto di Lampedusa sono morte 368 persone. 368 persone, donne, uomini, bambini, c'erano tanti bambini, sapete, quando ho dovuto fare le ispezioni cadaveriche, i ragazzi della capitaneria, quelli che erano intervenuti, mi hanno detto, sa, dottore, dentro che sacchi ci sono tanti bambini, ma erano veramente tanti. E la cosa che mi ha impressionato è il fatto che quei bambini hanno aperto i sacchi, perché per me erano... Aprire un sacco è per me una tragedia, ho paura, quante volte ho avuto paura di aprire i sacchi, che non so cosa trovo dentro, se trovo un bambino, una donna, trovo una bambina incinta, ne ho trovate tante, e ho paura di aprire i sacchi, poi lo devo fare. Quante volte ho vomitato, quante volte ho pianto, tante volte. E quanto aperto quei sacchi sono veramente tanti bambini. E la cosa che mi ha impressionato e che non posso dimenticare mai più è che quei bambini erano vestiti a festa, con i vestiti colorati, loro portano quei vestiti colorati, con le scarpette, le trecine, erano perfetti. Le mamme le avevano preparate perché stavano arrivando, erano a 300 metri dal porto,
avevano preparati, che arrivavano in Europa, quell'Europa che li aspettava, quell'Europa dove vivono una vita seria. I bambini sono come i vostri, sono dei ben vestiti, hanno le scarpe, sono puliti, li avevano preparati le mamme, e invece non ce l'hanno fatta, sono morte, morte là, sotto i nostri occhi, sotto gli occhi dell'Italia, dell'Europa, del mondo, quel mondo che non si indigna più, quel mondo che non si indigna più, indifferente, come se nulla fosse, ancora oggi. Nel 2013 è successo quella strage, vedete come arrivavano, vai avanti, questo è uno sbarco, un po', vai avanti, ancora oggi. Adesso faccio vedere tante cose, ci sono tante cose brutte che ho dovuto vedere in questi anni, poi ci sono le cose belle, magari adesso faccio vedere un po' dell'uno, un po' dell'altro, cose che non vi ha mai fatto vedere nessuno. Come vi dicevo, la prima telefonata partiva per me, da parte della Capitania di Porto, della Guardia di Finanza, secondo chi andava a soccorrere, o quando arrivavano da soli, il dottore va in banchina che stiamo portando delle persone, 200, 300, 400, a volte 1000, e io andavo in banchina, quel molo Favaloro, così si chiama, il molo Favaloro, quel molo che è stata la mia seconda casa, ho passato migliaia di giorni e di notte in quel molo ad aspettare queste persone, e quindi io andavo e aspettavo, poi arrivavano. Il molo Favaloro, la seconda casa, in realtà era la mia prima casa, perché in tutti questi anni sono stato più là che a casa mia ad aspettare. E quella notte mi hanno chiamato, era di notte, mi ha detto: dottore, vale che abbiamo portato un peschereccio, un piccolo peschereccio, era 12 metri, era un piccolo peschereccio. Sono salito a bordo e c'erano 250 persone in coperta, che stavano tutti bene. Ho dato un'occhiata, come facevo sempre, per vedere se c'erano malattie infettive, poi dove il rullavo sta a scendere e quindi si cominciano le liste, li visitiamo uno per uno. Però mi ero accorto che c'era qualcosa che non andava, li vedevo che piangevano, erano disperati, ma cosa sta succedendo? Ne avevo visto tantissimi, era strano. E poi ho capito, gli ultimi mi hanno detto: sa dottore, giù alla stiva c'è qualcosa che non va. Allora la stiva era una ghiacciaia, c'era un boccaporto, una botola, così poca porta un termine marinaresco, una botola, era di notte, sono sceso giù per capire cosa c'era giù nella stiva, e quando ho messo i piedi per terra mi sembrava di camminare su dei cuscini. Ho acceso il telefonino, la torcia del telefonino, e camminavo su questi ragazzi qua, che erano stati ammazzati, Quello che ho visto in quella stiva, no, vai indietro. Quella stiva là, era una barca in legno, non si vede bene, ma c'era tanto sangue. E ho avuto paura, sono uscito di corsa, ho avuto paura anche perché mi sembrava brutto camminare su quei ragazzi, erano tutti ragazzi giovani, 7, 18 anni, 20 anni, più proprio. Sono uscito fuori, ho cominciato a vomitare, ho raccontato quello che avevo visto, nessuno ci voleva credere, e poi sono sceso un vigile del fuoco giù, e li abbiamo tirati fuori uno ad uno, e ho cominciato a fare ispezioni cadaveriche, e poi mi sono reso conto che cosa era successo: avevano una frattura delle ossa craniche, frattura delle ossa delle mani, e poi mi hanno raccontato quello che era successo, cioè dire, quando sono salite nel porto libico, perché i trafficanti ne volevano metterne più possibile in quella barchetta piccola, ne hanno messi i primi 50 nella stiva, più giovani, più magri, più agili, è in coperta 250, col patto che una volta venuti fuori dal porto, quindi messi in alto mare, dovevano uscire fuori, venire fuori per respirare, perché non c'era aria, perché l'aria entrava solo da quella botola, non c'erano blocchi, non c'era nulla, era una ghiacciaia. E così è successo, i primi 25 sono venuti fuori, e dopo invece la barca ha cominciato ad avere problemi di stabilità, e gli scafisti gliel'hanno impedito dandogli mazzate in testa, bastonate in testa, e ricacciarli giù nelle mani, perché si aggrappavano per uscire, e ricacciarli giù. E quando tutti insieme hanno cominciato a passare, perché avevamo fame d'aria, allora
gli scafisti hanno preso la porta della cabina, l'hanno messo su quella botola, si ci sono seduti sopra e nel giro di un quarto d'ora sono morti tutti per asfissia. E ho capito poi perché c'era tutto quel sangue dentro l'artiglio. Perché quando ho fatto l'ispezione dei cadaveri non avevano più le unghie, non avevano più i polpastrelli, avevano le ossa nude, perché cercavano, pensate, con tutte quelle dita fratturate, cercavano di farsi una breccia per respirare, per uscire fuori, ma non ce l'hanno fatta, sono morti come dei topi, una trappola mortale. E ho capito perché erano disperati, piangevano, perché erano i fratelli, i genitori, erano le mogli, e sentivano le grida e non potevano neanche parlare. Qualcuno che l'ha fatto l'hanno buttata a mare. Di queste cose non le parlo, di queste cose l'ho vista decine, l'abbiamo vista anche nel film Fuoco a Mare, non so se vi ricordate, la stessa scena uguale, ma di queste scene ne abbiamo viste ma veramente tante. Adesso vi faccio vedere qualcosa, ma questo è il 2013 mi hanno chiamato, io ero già in banchina, dottore vada in banchina perché al molo Favaloro, perché c'è stato un naufragio, io ero là durante tutta la notte, erano arrivati quasi 800 siriani, donne, bambine, povera gente, loro cammino una famiglia intera, e io ero già là, mi hanno detto, sa dottore, ci sono tanti morti, ma io non potevo immaginare così tanti. E infatti dopo un quarto d'ora è arrivata la prima barca con a bordo questa ragazza, Grazia si chiama, la mia amica, che piangeva disperata, si voleva giustificare, mi ha detto, sai Pietro, ne abbiamo salvati solo 49, erano 49, era una barca piccola, ma poi non potevano prendere di più perché affondavano anche loro. E la disperata, stavano male, erano unti di gasolio, c'era chi respirava male, che aveva l'ipotermia, quindi siamo dati da fare per cercare di portarla al polambulatorio, nel mio polambulatorio, mio nel senso che io dirigo, un piccolo polambulatorio, dove c'è un piccolo pronto soccorso, dove ci sono delle persone straordinarie, i miei collaboratori, che non hanno mai guardato né ora né tempo, sono state sempre là a disposizione a sentire. E poi è arrivato lui, è arrivato Domenico, un amico mio, lui è il capitano di questa barca, una barca più grossa, una barca a strascico, paranza, non li chiamiamo. Domenico, lui, anche lui era disperato, anche lui piangeva. Io sono salito a bordo, come facciamo sempre. Domenico aveva salvato, aveva preso 17 vivi, ragazzi tutti giovani, neri. Domenico aveva preso anche 4 cadaveri che erano messi sulla poppa. Io sono salito, mentre visitavo i vivi, i vigili del fuoco sono saliti a bordo per mettere nei sacchi, quei sacchi terribili. Io odio quei sacchi, sapete? Odio quei sacchi, quelle confezioni. Così qualcuno... Io ho sentito quando si parlava di... A proposito del calo demografico, qualcuno disse, ma possiamo approfittare di queste persone che portano i loro bambini, che fanno i figli? E lui ha detto, non abbiamo bisogno di bambini preconfezionati. Ha detto così. Ma lui che cosa ne sa di bambini preconfezionati? Dove mai li ha visti? Li ho visti io, in quelle confezioni, quelle che adesso vi faccio vedere, quelle con la cerniera. Quanti li ho visti? Quei bambini preconfezionati, morti, là, ma indietro. Allora, visitati vivi, stavano male, chi aveva problemi respiratori, chi era in ipotermia, e poi prima di chiuderli ho detto ai vigili del fuoco di non chiuderli perché io voglio constatare, dicesse come faccio sempre, ne ho fatte centinaia, migliaia. Allora i primi tre erano sicuramente cadaveri, erano in rigidità cadaveri, erano tre uomini, tre ragazzi neri, giovanissimi. La guardia era una ragazza anche lei molto giovane, ma non era in rigidità cadaverica, era ancora, dico, magari sarà morta da poco, perché la rigidità cadaverica, sapete, di avere dopo 2 ore almeno dal decesso, dico, magari sarà morta da poco. E allora
ho preso il polso di questa ragazza per vedere, per dire che è morta, e c'era Domenico che piangeva, Domenico che si voleva sfogare con me, mi diceva: sai Pietro, grazie, ne ha presi 49, io solo 17, povero uomo, poi mi sono stancato, si voleva giustificare. E lui piangeva, io ho detto: Domenico, fammi ascoltare qua, ma sai che forse questa qua è viva, gli ho detto. Ho detto: ma no Pietro, vedi, l'ho preso un'ora fa, era già morta quando l'ho presa, annegata. E poi l'ho pregato di stare in silenzio, di trattenersi. E credetemi, dopo un minuto è passato, a meno un minuto, ho sentito un altro battito flebile, ho detto: Domenico è viva, aiutami. E lui l'ha presa, vedete, una forza incredibile, ha preso anche me, mi ha buttato sulla banchina, siamo andati poi la corsa verso il polo ambulatorio, perché non abbiamo noi un ospedale, abbiamo un piccolo polo ambulatorio, non abbiamo una sala parto, e là questa ragazza l'abbiamo intubata, l'abbiamo ventilata, l'abbiamo aspirata, abbiamo fatto anche una puntura intracardiaca di adrenalina, e beh, dopo qualche minuto il cuore di questa ragazza ha cominciato a battere di nuovo. Chebrat era viva, si chiama Chebrat questa ragazza, Chebrat era viva, Chebrat era nel sacco, certo era in coma, aveva i polmoni per l'acqua, era negata, l'abbiamo stabilizzata, l'abbiamo poi portata con il nostro elicottero a Palermo, perché abbiamo un elicottero di soccorso che ci porta a Palermo, a Catania, a secondo delle esigenze, e lì è stata ricoverata per più di un mese, 40 giorni, intanto la chiamavo i miei colleghi di Palermo per sapere come stava. E poi dopo 40 giorni è stata dimessa, non ha avuto problemi di natura neurologica, e quindi temevo quello, invece stava bene ed è stata dimessa e è andata a vivere in Svezia. Chebrat era viva, Chebrat era viva. Pensate un po', spesso la gente mi dice: sa dottore, voi a Lampedusa siete degli eroi, lei è un eroe. Questa cosa mi dispiace molto, credete, mi fa male, perché penso, ma è impossibile. Possibile che aiutare una persona che ti chiede aiuto, possibile che te è diventato un atto eroico. Fa pensare che siamo una società malata, una società, siamo alla frutta. Aiutare le persone è un dovere. Poi io da medico ho fatto il giuramento, faccio il mio dovere da medico, da uomo, ma è normale, come tutte quelle persone là, i lampedusani, quelli della Caritas, quelli della Caritas, quelli tutti i volontari là, che tutti i giorni, notte e giorno sono ad aiutare. Ma quale eroe? Ma quale eroe? Lasciamo il nostro dovere, dovremmo farlo tutti, forse. Ma c'è chi può fare una piccola cosa, chi può fare un'altra. Però sinceramente vi devo dire la verità, in quel momento, quando ho visto che Brat ricominciare il suo cuore a battere, un po' eroe mi sentiva, poco. Dico: guarda un po', era morta. Se non avessi insistito a sentire, ad ascoltare quel battito, l'avremmo chiusa. Invece era viva. Però avevo il mio pensiero di tornare in banchina, perché mi aspettavo la cosa peggiore. Infatti quando sono tornato in banchina, la cosa che ho visto erano 111 sacchi, tutti quelle confezioni di cui lui parla, quelle confezioni. E io ho paura, sapete, a fare quelle confezioni. Allora cerco di prendere tempo, ci gira attorno, poi la polizia scientifica, giustamente: dottore, ma dobbiamo cominciare. E allora speravo che magari nel primo sacco non ci fosse un bambino, perché davanti ai bambini io non riesco a resistere. Invece c'era un bambino piccolo, sarà stato 2 anni e mezzo, sembrava vivo, sapete, vivo, aveva un pantaloncino rosso e una maglietta bianca, non lo posso dimenticare più, perché sembrava vivo. L'ho spogliato nudo, me lo sono portato all'orecchio per sentire il battito, l'ho guardato negli occhi intensamente, lo scuotevo per svegliarlo. Quel bambino era morto, il bambino era morto, non c'era tanto da fare. E così tutti gli altri. E dovevo fare le ispezioni cadaveriche. Ispezioni cadaveriche significa veramente la cosa che ti fa male. Tra l'altro io non sono neanche un medico legale, sono un medico che ha dovuto imparare a fare tutto. E allora devo aprire il sacco, deve spogliare, deve catalogare tutti i vestiti, il colore, la taglia, la marca, deve riempire una scheda, si chiama scheda a rischio, sono 20 pagine, quindi tutti i vestiti, e poi quando arriva al corpo nudo deve vedere
se è una donna, se è un uomo, se è fibulato, se è circonciso, se ha dei tatuaggi, se ha delle ferite chirurgiche, se ha delle ferite provocate, più o meno il colore, l'etnia, l'altezza, il peso, il colore degli occhi, dei capelli, deve aprire la bocca, deve contare i denti, deve vedere se ha delle otturazioni, ha delle protesi. E poi facciamo le fotografie. Le fotografie sono importantissime, sapete, è molto importante, specialmente quando sono ancora da poco morti, che ancora si possono riconoscere, per cui io ho la mia spazzola nella mia borsa, gli faccio i capelli, gli stendo i capelli, gli pulisco il viso, per farli venire riconoscibili, perché è importante, poi prendiamo le impronte digitali. Però quando tutto questo non è possibile, perché sono un avanzato stato di decomposizione, potete immaginare dopo 10-15 giorni che condizioni sono. Non potete immaginarlo, non puoi fare le fotografie, sono diventate veramente le vostre. Non puoi prendere l'impronta digitale, allora devi fare la cosa che odio più di tutto, prendere un frammento. Dottore, ci serve un apostolo, ci serve un dito, un orecchio. Allora devi tagliare, ti fa male, ti fa vomitare. Fa stare male, però è giusto farlo, è giusto perché attraverso tutti questi indizi dai un'identità a queste persone, non sono dei numeri, perché i numeri li mettiamo perché non sappiamo chi sono, mettiamo tutti i numeri, un cartello lo mettiamo qua sul petto, ci mettiamo il numero 200, 201, 202, 203, 260, 67, 61, però non sono numeri, allora mettiamo tutti questi indizi per dare un'identità, dare una dignità a queste persone, perché sono delle persone, persone, sono delle persone, donne, uomini, bambini, uguali a noi, sono delle persone che hanno avuto solo la sfortuna di nascere nel posto sbagliato, nel posto sbagliato. Ma perché è sbagliato? Perché l'Africa, il continente più ricco del mondo, hanno tutto, petrolio, diamanti, l'oro, il cobalto, le terre rare, quelle che servono tra i telefonini, hanno tutto. Eppure ci vive la gente più povera del mondo. Ma perché? Ma perché siamo noi? Siamo noi che li abbiamo colonizzati, li abbiamo depredati, derubati, gli abbiamo tolto tutto, anche la dignità, li abbiamo costretti ad andare via. Li abbiamo costretti ad andare via. E adesso che abbiamo dalla nostra parte per chiederci un po' d'aiuto, noi non li vogliamo. Ma non stanno così le cose. Sapete, l'altro giorno, no, l'altro giorno, un mese fa circa, eravamo in plenaria a Strasburgo e si è alzata una signora, la vedevo piccola da lontano perché la plenaria è molto grande, la vedevo in fondo perché si siede nella parte opposta da quella dove sto io, potete immaginare di chi parlo, si è alzata e ha detto: ah, ma noi in Europa non vogliamo nessuno, l'Europa è la nostra, loro devono stare a casa loro. La vedevo piccola, ma era piccola anche di animo, piccola anche di cervello, credo pure, perché non sa che forse che siamo stati noi ad andare a casa loro per primi. Siamo stati noi ad andare dall'altra parte, a schiavizzarle, a derubarle, a togliergli tutto, e loro non ci hanno mai messo più un filo spinato. Ci sono fatti schiavizzare, non ci hanno mai rifiutato. E lei non li vuole, perché l'Europa è la sua. L'Europa è la sua. Beh, io dico che credo che siamo tutti cittadini di questo mondo e tutti abbiamo il diritto di vivere una vita dignitosa. Tutti abbiamo il diritto di vivere una vita dignitosa e di stabilire dove vivere. Perché noi possiamo andare dappertutto? Io stamattina a Strasburgo, sono andata ad Amsterdam, adesso sono a Roma, domani vado a Palermo. E queste persone non si possono muovere, non possono andare da nessuna parte. Perché? Sono cittadini di serie A, cittadini di serie B. Ma se noi siamo di serie A, è grazie a loro. Grazie a loro. Grazie a tutto quello che gli abbiamo tolto. Perché noi non abbiamo nulla. Vedete, ho impiegato 15 giorni a fare quelle ispezioni cadaveri, 15 giorni, notte e giorno. Con me c'era una persona,
straordinaria, che adesso lo dico chi era, che mi ha fatto compagnia, l'unica persona che mi ha fatto compagnia in quell'orrore, ed era il presidente della Caritas, Don Franco, il vescovo di Agrigento. È stato là per 15 giorni a sopportarmi, non si avvicinava, da lontano soltanto un mese. E poi quando uscivo mi dava una carezza. 367 bar, c'era una bar in meno, sapete, non erano 368, i morti erano 368, le bar erano 367, vedete, perché abbiamo messo i bambini nelle bar bianche, ce ne sono qua giù, dall'altra parte, di là ce ne sono ancora bianche, una abbiamo messa per bambino col pantaloncino rosso, ce l'aveva, e poi un'altra abbiamo messo una donna che era ancora legata col cordone ombelicale, quando ha aperto il sacco il quinto giorno sono spaventato, ancora quella donna era col suo bambino legata col cordone ombelicale, e dopo l'ispezione di cadaverica ovviamente non me la sono sentita di staccarmi, l'abbiamo messa insieme nella stessa bara per sempre, ecco perché una bara, abbiamo risparmiato una bara, vai avanti. E poi ci sono le cose belle, perché sapete quante volte ho avuto dubbi nella mia vita, durante questi anni, dubbi, ho detto ma perché io devo vedere tutte queste atrocità, tutto questo orrore, ma perché non finisce mai? Perché spesso mi dicevo anche tra me e me, sapete, ma dai Pietro vedrai, la prossima settimana finisce tutto, il prossimo mese finisce tutto, e perché non finiva mai niente? Mai. E ho pensato anche di lasciare, sapete, non mi vergogno a dirlo, dei momenti di debolezza, ma non è perché sono un medico sono insensibile, io sto male anche quando racconto queste cose a voi stasera, sto male e ho pensato di lasciare, l'ho fatto più volte, sapete, una volta mi trovavo al cimitero da solo, perché spesso le ispezioni cadaveriche le faccio là di notte, voi che non abbia paura vorrei vedere che non ha paura. E poi davanti a un bambino piccolo mi ha detto basta, non lo voglio sapere più, l'ho lasciato là, me ne sono andato, poi sono arrivato a casa, ho raccontato a mia moglie, mi ha detto ma vai, sono tornato, ho chiesto scusa a quel bambino, è successo parecchie volte, però poi ovviamente ci rifletto. Perché poi ci sono le cose quelle che ti danno coraggio, ti danno, voglio dire, la forza per andare avanti, perché capite che è difficile, sono le cose belle, la famiglia, mia moglie, come vi ho detto, una persona straordinaria. Quindi, questo di qua, due anni fa, se non era l'Ampedusa, il 3 ottobre, voi sapete che il 3 ottobre è diventata la giornata della memoria, non l'abbiamo chiesto noi. Il governo ha voluto fare diventare il 3 ottobre il giorno della memoria e ogni anno celebriamo questa giornata, per noi ha cambiato la vita, vogliamo essere tutti presenti, io in modo particolare voglio essere presente, si fanno delle messe, si vanno a mettere i fiori al mare, si vanno a mettere i fiori alle corone dove è successo il naufragio davanti al porto, approfittiamo anche per mettere qualche fiore per i nostri morti, perché noi essendo un popolo di mare, di pescatori, abbiamo avuto dei morti in mare parecchi, noi nella mia famiglia tra l'altro ne abbiamo avuto veramente tanti, quindi approfittiamo e voglio partecipare, si fanno le funzioni, si fa il Porto d'Europa, vengono tutte le autorità politiche, le autorità religiose, le autorità militari, vengono anche le autorità politiche. L'anno scorso le autorità politiche non sono venute, ma non ci siamo tagliati le vene, ce ne siamo fatti una ragione, noi diciamo meglio sole che mal accompagnate, perché era una brutta compagnia quella che se ne sono andate. E purtroppo tempo fa non ero a Lampedusa, ero fuori, mi trovavo per dire la verità a Milano ed ero da Fazio in trasmissione.
ed ero molto dispiaciuto di non essere a Lampedusa, perché ogni anno voglio essere là. E quindi sono arrivato con l'ultimo volo delle 9:30 di sera, che si arriva alle 9:30 di sera, e pensavo fosse tutto finito. Invece quando sono sceso dall'aereo, sono entrato nella sala d'attesa dell'aeroporto di Lampedusa, ho visto che c'erano tanti giornalisti, tante telecamere che mi inquadravano. Poi dico, ma sarà qualche ministro, non so. Però sull'aereo eravamo in pochi, 7, li conoscevo tutti, e poi ho capito che quelle telecamere erano per me, e capito anche perché ho visto venire verso di me questa ragazza bellissima, tutta incinta pure, che mi abbraccia e si vede nella foto, ed emozionata, mi abbraccia e mi dice, sa dottore, io sono Kebrat, sono quella ragazza che era morta, che era venuta dalla Svezia per ringraziarmi. Potete immaginare l'emozione, l'avevo vista da morta, non la conoscevo, adesso era viva, oltretutto pure incinta, è stata con noi 3 giorni, con la mia famiglia, ci ha raccontato che lei ce l'aveva fatta, che si era sposata, che era incinta, che si è partorita, mi manda le fotografie del bambino, un bambino bellissimo, mi chiama Israele, lei ce l'aveva fatta ed era orgogliosa. Perché lei sì e gli altri no? Perché? Che brate, era viva, la sento spesso. Ho saputo che per venirmi a trovare a Bruxelles, avanti, fai partire questo un video per dire che donna è straordinaria. Questa donna ha partorito su questa motovedetta, è partita a mezza gara d'acciaio, l'ha buttata per terra, immaginate in che situazione devono partorire queste donne, ma non solo questa, anche le commuore, adesso farò vedere. Io non ero preparato per questo, non avevo niente con me, neanche qualcosa per legare il cordone ombelicale. Infatti si vede qua che sto slasciando le scarpe, si vede? Cioè, dico, le nostre donne non le portiamo neanche negli ospedali ormai, nelle cliniche, e queste sono costrette a partorire in questo modo, buttate per terra, credetemi, non ha detto neanche una parola, ha detto solo grazie, 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 mille volte lo ha detto, mille volte. Poi ovviamente l'ho portata al poliambulatorio, perché è ovvio, una donna che ha appena partorito, un bambino appena nato, deve stare in un luogo sicuro, che il nostro non è ancora sicuro, tant'è che poi li portiamo a Palermo, li portiamo ad Agrigento con il nostro elicottero di soccorso, perché una donna che ha appena partorito deve stare in un ospedale, un bambino pure. Ed è nato questo bambino bellissimo, un bambino che purtroppo oggi, ho avuto una brutta notizia, adesso ve lo dico, è nato questo bambino, ed è nato bianco. La mamma era nera come il carbone del male, tant'è che la mia assistente mi ha detto, dottore, ma cosa è successo? Fa qualcosa di... neanche lei sa che i neri quando nascono non sono proprio neri, nella fattispecie era proprio bianco, sono bianchi, poi prendono il colore dopo una settimana, 10 giorni, 15 giorni, prendono il colore, diventano neri, tant'è che adesso questo bambino è più nero della mamma, però aveva il cordone legato con... l'ascia delle scarpe, non potevo mandarlo a Palermo con il cordone legato con l'ascia delle scarpe, perché già si chiamano i Lampedusauri. Per dire, però non ce l'avevo in quel momento, là ce l'abbiamo nel mio poliambulatorio, non ce l'avevo in quel momento, quindi ho dovuto fare la revisione del cordone ombelicale e mi sono reso conto quando, vai avanti. Quando ho tagliato il cordone ombelicale, se devo perdere il cordone, il laccio, perché è una stupidaggio, devo arrangiare. Quando ho tagliato quel moncone, per mettergli le clip, quelle colorate, quelle belle, per portarlo a Palermo, ho visto che è uscito del sangue, vedete? Nel cordone ombelicale c'è del sangue, il sangue è rosso, uguale al nostro.
e quello non cambia colore, sapete, quello rimane per tutta la vita rosso come il nostro, sono uguali, sono delle persone uguali, identiche a noi, persone che hanno la loro storia, hanno le loro sofferenze, i loro viaggi, i loro sogni, perché hanno dei sogni, quando dico così, i neri hanno dei sogni, che c'è di male? Ce li abbiamo noi, ce l'hanno loro, il loro più grande sogno è quello di sopravvivere, non vogliono nulla, credetemi, non chiedono niente, vogliono sopravvivere, e noi questo glielo dobbiamo permettere, è una nostra responsabilità, è un nostro dovere. Vedete, questo qua è un bambino piccolo, vedete qua il disegnino, un bambino piccolo, la mamma ha partorito tutta da sola, oggi guardavo perché avevo pure un video e lo guardavo in aereo quando sono arrivati, la mamma è arrivata con una sciocca di capelli che gli mancava, dico la solita violenza, invece ho visto che aveva legato, non l'ha aiutata nessuno, tutto da sola, aveva legato il cordone ombelicale con i capelli, si è strappato i capelli, ma immaginate che persone straordinarie, ma noi sappiamo fare queste cose, a volte c'è qualcuno, a volte che mi dice, sì dottore lei sa, va bene, però sa, sono diverso, non sai che ragione, sono diversi. Sono meglio di te perché tu sei un cretino, sono diversi, sono molto meglio di te perché tu queste cose non le sai fare, sono persone straordinarie, vai avanti, vedi adesso quello è il bambino, mamma sana, vedete, nera, lui bianco, vai avanti ancora, andiamo avanti, questo è stato il parto più difficile della mia vita, pensate, è arrivata una barca, c'erano 800 a bordo nella stiva, appena abbiamo aperto il portellone erano chiusi là, in terza classe, c'era un odore, c'erano tanti morti, erano tutti ammassati, li abbiamo estratti, proprio estratti, a un certo punto abbiamo tirato fuori una signora che era in coma, che aveva una pancia grande così, quando l'abbiamo tirata scolava liquido verde, aveva rotto le membrane, le acque, come si dice, 48 ore prima, non aveva avuto lo spazio per allargare le gambe, per partorire, non aveva più contrazioni, era in coma. L'ho portata subito in ospedale, o l'ambulatorio da me, non abbiamo la sala parto, per portarla a Palermo, ma ho capito che non c'era tempo da perdere, stavano morendo, la mamma, la bambina, ho dovuto fare un'episiotomia enorme, insomma cose che non si fanno normalmente, stavano morendo, dovevo arrangiarti, quindi ho tirato questa bambina, l'ho tirata, l'ho estratta, stava malissimo, vedete, quindi l'abbiamo rianimato e poi tutte e due si sono salvate. Ci sono dei momenti in cui, sono stati tanti momenti in cui io penso di non farcela, dico no, qua non c'è niente da fare. Adesso vi faccio vedere un altro caso, come che Bratti era morta. In questo caso io pensavo adesso muoiono tutte e due e quando mi trovo in queste situazioni io non sono un buon cristiano, sapete, lo dico qua, ho molti preti, non vado mai quasi in chiesa, dico che non ho tempo, forse è un pretesto, non lo so che cos'è, però credo molto. E in quelle occasioni io mi rivolgo a chi sta sopra di me e me ne sono sempre trovati, sapete, sempre. Questa bambina sta bene, pensate che erano morte, tutte e due, si può dire, lei era in coma, eppure ha partorito. La bambina che stava meglio aveva un apical di 1,52, un indice che noi calcoliamo in base alla vitalità, era quasi morta. Si sono ripresi tutti e due stanno bene, si è salvata la mamma e la bambina. Ho avuto tanta paura anche in questo caso. Vai avanti. Vedete, dal 2013 in poi, dopo Mare Nostrum, i trafficanti di esseri umani hanno cominciato a utilizzare i gommoni, quando sentite dire i gommoni, in realtà non sono gommoni, sono dei canotti perché sono monotubulari, quindi basta un buco per affondare e sono senza chiglia, quindi basta un'onda per affondare, pensate ci mettono 120-130 persone a bordo, avete visto qualche volta in televisione come fanno, quindi basta un'onda per affondare. E perché questo? Per risparmiare i soldi, perché non hanno voluto più spendere neanche quei soldi per comprare quelle carrette del mare che avevano un costo 10, 20, 30 mila euro, 50 mila euro. Vero che con ogni viaggio fanno 1 milione, 1,5 milioni di dollari,
però hanno voluto anche risparmiare questi soldi e hanno cominciato ad acquistare questi gommoni, che non sono gommoni ma sono dei canotti di fabbricazione cinese, costano 20 euro, quindi immaginate, si sfaldano con l'acqua, non riesce. Quindi, e loro stessi si rendono conto che salire su questi canotti significa morire. Significa morire, perché non è che sono scemi, eh? Significa morire, non vogliono salire. Per costringere a salire, allora che fanno? Gli sparano, ne ammazzano due, tre. La guardia costiera libica, quella che la chiama, il memorandum, che non paghiamo, perché fanno delle cose che voi non immaginate nemmeno, perché quello che farò vedere adesso è nulla rispetto a quello che vorrai farvi vedere. Poi gli sparano, ne ammazzano uno, due, tre, gli altri si spaventano, che salgono, ovviamente poi vanno avanti, e in questo caso è successo proprio questo. Vai avanti, vedete? Non ho indietro, vedete? In questo caso, vedete, si portano quelle taniche di benzina blu, perché c'è un motorino piccolo. Dopo 10 miglia sono andati dietro e gli hanno tolto anche il motore, la guardia costiera libica, quello con cui noi facciamo accordo, e li hanno lasciati in balia delle onde, e ovviamente sono affondati, ne sono morti 117, se ne sono salvati 15, tra cui questo ragazzo che vedete qua, vai avanti. Vedete, hanno sparato, lui ha fatto finta di essere morto, ne avevano ammazzato prima due, lui si è buttato sul gommone, poi è successo quello che è successo, si è salvato lui. Gli abbiamo tolto le pallottole, però si è salvato, il povero ragazzo ci ha raccontato tutta questa storia. Con i gommoni abbiamo visto una nuova malattia, quindi dal 2013 in poi io ho visto una nuova malattia che non avevo mai vista prima, una malattia gravissima, mortale, e come al solito colpisce le donne, esclusivamente le donne. La malattia che io ho chiamato la malattia del gommone, in realtà si tratta di ustione chimica da contatto, da carburante, per la precisione di benzina, perché questi motori qua vanno a benzina, non gasolio, perché il gasolio non succede nulla, si può fare anche un bagno nel gasolio, la benzina no, la benzina è aggressiva, la benzina fa tanto male, e succede che quando salgono sul gommone o sul canotto, gli uomini si mettono in piedi o a cavaccione sul tubulare per proteggere le donne. Le donne le fanno mettere sedute per terra, con i bambini in braccio magari, ma per terra c'è quella miscela di acqua e benzina che si è formata, perché sono costrette a versare sempre benzina, benzina, questa benzina cade per terra, potete immaginare, il tempo, le onde, e questa miscela di acqua e benzina è devastante, è mortale, e la maggior parte di queste donne muoiono, quelle che rimangono in vita forse è meglio che morivano, che adesso ve li faccio vedere, e ho chiamato la malattia del gommone. Avanti, avanti. Questo è il nostro piccolo polo ambulatorio, a volte diventa pure un ospedale da campo, vedete quante. Mi ricordo una volta ho portato 68 persone in una piccola realtà in ipotermia, in disidratazione, e quindi, ecco, ma ce l'abbiamo sempre fatto, vai avanti. Questa è la malattia del gommone, quella che nessuno fa vedere, quelle sono queste quelle che stanno bene, attenzione, queste stanno bene, che molte muoiono, non li portano nemmeno, vai avanti, avanti, vai avanti, 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 avanti. Queste sono quelle che di palestrati, quelle che dicono palestrati, arrivano in questo modo, moltissimi di loro arrivano in queste condizioni, arrivano disidratati, deperiti, guardate come arrivano, altro che palestrati, pelle ossa, ultimamente è arrivato uno sbarco, ultimamente ancora era a Lampedusa, erano 53 eritrei, quello che pesava di più pesava 30 kg, l'avevano mantenuto 2 mesi a riso, condito con olio esausto di motore, immaginate. Non avevano più fegato, non avevano più reni, stavano avendo, molti di loro sono morti, pensate, immaginate, questi sono i palestrati, vai avanti, avanti, avanti ancora, avanti, avanti. Vedete, questa è una ragazza, non è che sguardo, quella mia, avrà avuto 25 anni, guardate in che condizione è arrivata, tra l'altro era pure paralizzata, non si muoveva più, era da 6 mesi che non muoveva le gambe, il bacino, il bacino giù era paralizzata perché era stata violentata, non con i mezzi comuni,
l'avevano distrutta quella donna, non si muoveva più. E di lei si era presa pure, se ne era presa pure il figlio, pensavo fosse il figlio. Lei abbiamo messo le flebo e quando ogni volta che mi avvicinava alla mamma per mettere la flebo mi aggrediva quel bambino. Era aggressivo, chissà cosa aveva visto, ma aveva visto tutto ovviamente. E quando gli ho detto alle mie infermiere andatela a lavare perché era tutto sporco, tutto bagnato quel bambino, la mia infermiera è venuta dopo 2 minuti e mi ha detto sa dottore, vede che non è un bambino, è una bambina. E guardi cosa gli abbiamo trovato dentro la vagina. Aveva un rotolo di soldi, non so di che nazionalità, se n'era presa pure lei e la mamma, gestiva lei tutto da 6 mesi, una bambina, immaginate una bambina di 4 anni, che si era presa cura della mamma. La mamma aveva anche le ustioni ai piedi, per fortuna solo ai piedi, e quindi poi abbiamo pensato a trasferirla dopo averla stabilizzata con il nostro elicottero di soccorso, abbiamo un elicottero, l'abbiamo portata a Palermo, però prima di partire, come facciamo con tutti i bambini, gli diamo un giocattolo, i vestiti ovviamente, un giocattolo. Aspetta, arrivano a Lampedusa, arrivano ogni giorno, non sappiamo più dove metterli, giocattoli, vestiti, perché gente ce n'è, gente buona, non è che pensate che è tutta cattiva. Addirittura siamo di più, ne sono certo di questo. Arrivano tanti, e noi diamo un giocattolo a tutti i bambini, a tutti, prima di andare via. La cosa che mi stranisce sempre è il fatto che io ho creato anche una lototeca per farli giocare, ci sono i cartoni animati anche in arabo, c'è tutto, i giocattoli, là dentro loro si dimenticano per un po' tutto quello che hanno sofferto quei bambini, mentre io ho visto le mamme magari, perché loro si mettono a piangere quando vengono ad avvicinare. E la cosa che mi ha stranito è il fatto che quando se ne vanno via, io gli dico prendete tutti i giocattoli che volete, e ne prendono solo uno. È una cosa strana. Pensano, forse che poi ci saranno gli altri, i bambini, solo uno ne prendono. E a lei gli avevo dato un peluche, un orsacchiotto. Quando gliel'ho dato gli ha fatto così con la testa, non l'ha voluto, ma che se non doveva fare del peluche? La bambina non era più una bambina, era stata violentata, gli avevano tolto la dignità, gli avevano tolto la vita a quella bambina. E così come quella bambina, tutte le bambine, è un disumano. È vergognoso tutto quello che sta succedendo dall'altra parte, e da questa parte ci giriamo dall'altra parte. Non è possibile. Avanti. Vedete, quando vi parlavo del vestito, questo ragazzino, 13 anni, l'hanno scuoiato io, lo vedete, per farlo diventare bianco. Il fratello non ve lo faccio vedere perché era tutto bianco, era immorto però. Ma queste cose non le raccontano, ci dicono che portano le malattie, ci dicono che vengono a subarsi il lavoro, che gli diamo 35 ore al giorno, che sono terroristi, che sono prostitute, che sono delinquenti, che sono delle persone cattive da cacciare via, che vengono a insediare la sicurezza del nostro popolo, della nostra patria. Bambini, donne, fino ad oggi non abbiamo mai trovato un terrorista fra tutti questi anni. Che arriva, pensate che i terroristi arrivano in questo modo, che rischiano di morire, quante ne muoiono. I terroristi, a parte che ce l'abbiamo in casa da generazioni, lo ha dimostrato, abbiamo visto quello che è successo. Però abbiamo paura e li teniamo sulle navi per giorni e giorni. Avanti. Questo è un libro del mondo, non ve lo posso vedere. Con questa barca qua sono arrivate 23 donne ustionate gravi, gravissime. È arrivato anche un ragazzo a cui gli avevano tagliato con un macete una gamba. E poi è arrivata una bambina piccola, una bambina di 9 mesi. La mamma era morta per quelle ustioni. E non l'hanno neanche portata. La mamma prima di morire l'ha consegnata a una compagna di viaggio che neanche conosceva. E l'ha consegnata, prima di morire, pregandola di portarla in salvo quella bambina, e quella signora l'ha portata in salvo, sapete? Quando io sono salito su quella fotovedetta si vede un video, poi faccio vedere una piccola. Stavo salendo, vedete?
preso quella bambina, non me la voleva dare, che stava male quella signora. Poi dopo che me l'ha dato, dopo un po' è morta anche lei, però l'ha portata in salvo quella bambina bellissima, andate qua. Poi ci sono cose brutte, vai avanti. Era questa la bambina, Febo, una bambina bellissima, tutti volevano adottarla. La storia di questa bambina ha fatto il giro del mondo in mezza giornata, tutto il mondo sapeva di questa bambina, Febo, tutti volevano adottarla. Volevo adottarla anch'io veramente, volevo dire la verità, volevo adottarla anch'io. Poi mi hanno detto, sono stato il primo a fare la domanda, sono andato al comune di mattina presto, prima per fare la domanda sono stato il primo, però poi hanno detto che ero troppo vecchio e non potevo averla. Però poi ho saputo che stava bene dopo 3 giorni che l'ho tenuta con me, poi è venuta la polizia, giustamente, con il tribunale dei minori, a prenderla, è venuta una signora, una poliziotta, a portarla a Palermo, e poi non ho saputo più niente di questa bambina. Però quest'anno ho sentito suonare, era Lampedusa d'estate, e ho sentito suonare alla porta, ho visto c'era una giovane coppia, ho visto questa bambina, l'ho riconosciuta immediatamente, sono venuti per farmi vedere la bambina, che sapevano la storia loro, e adesso Fevole si chiama questa bambina, è la mia nipotina, sono lo zio io di Fevole. Ho tante nipote, tante. Pensate che quel bambino là, quel bambino che ha fatto io sulla motovedetta, la mamma l'ha chiamata Pietro. Si chiama Pietro, ci sono tanti Pietro in giro. E di quella bambina ha parlato tutto il mondo, tutto il mondo. Di Mustafa non ha parlato nessuno, neanche una parola. È arrivato l'indomani Mustafa, sapete, un bambino bellissimo, è stato preso da un naufragio. Sono morti tutti, la mamma, il papà, la sorella, tutti. Lui solo si è salvato. È stato preso da un elicottero spagnolo, l'hanno preso, portato da me a Lampedusa, quando è arrivato era in coma, ipotermo, aveva 27 gradi di temperatura corporea, era morto praticamente. Morto. Invece gli abbiamo fatto una flebo intraossea, ma così per dire, perché non si riusciva a prendere una vena, e anche in questo caso mi sono rivolto lassù e Mustafa dopo un paio d'ore ha aperto gli occhi, un bambino bellissimo, anche lui abbiamo dato un orsacchiotto, poi l'abbiamo trasferito, ovviamente stava male il bambino, non è che l'abbiamo trasferito a Palermo e là poi anche lui con la broncopolmonite, insomma, poi è stato dimesso e è andato a vivere in una struttura per bambini, lo vado a trovare spesso, un bambino intelligentissimo, furbo, ogni tanto cercavamo un papà, giustamente, ancora non è stato adottato. Però io dico, perché Mustafa non ne ha parlato a nessuno, i media fanno quello che vogliono, e poi un bambino come Fevole, un bambino che è intelligente, potrebbe diventare ingegnere, architetto, medico, manovale, ungitore di vacche. Perché no? Perché non dargli questa possibilità? Perché non dargli questa possibilità a queste persone? Vai avanti. Vai avanti. No, scusami, fai partire questo. Questo non è un film, questa è la realtà. Non fanno vedere mai, ovviamente. Questi non sono pupazzi, non sono manichini, sono delle persone. Siamo a 60 metri di profondità. Pensate che i ragazzi sott'acqua a 60 metri entrare in quegli afratti, vedere questi corpi. Immaginate.
questa non è spazzatura, sono delle persone, sono tante bambine. Lui, il bambino del primo sacco, questo qua, quello col pantaloncino rosso, il mio incubo, lo sogno quasi tutte le volte, sapete? È morto per che cosa quel bambino? Tutti ci siamo indignati quando abbiamo visto il bambino in Turchia, quello all'Antudi. Questi bambini li abbiamo visti centinaia, morti. Nessuno si indigna più, si gira dall'altra parte. E io ho cercato di raccontare tutte queste cose, perché mi sentivo responsabile anche, perché sai, da medico che sei là, che vive quella situazione, sentire poi tutte quelle bugie. Allora ho detto, queste cose non le posso tenere per me, io devo fare qualcosa. E allora mi sono inventato, sì, sono stato intervistato a tutte le televisioni del mondo, quando arrivo a Lampedusa, Pietro Bartolo, cercavo di raccontare, però la televisione, voi sapete, due minuti e poi si dimentica tutto. Allora ho detto, dobbiamo fare un film. Ho avuto l'occasione di conoscere Gianfranco Rosi, abbiamo fatto quel film Fuoco a Mare, l'ho pregato per fare quel film, ho dato una chiavetta dell'arancione che c'è là, l'ho convinto a fare quel film perché per me era importante fare sapere la verità. Ho fatto un film che Fuoco a Mare, voi lo sapete, ha vinto l'Orso d'Oro a Berlino, è stata candidata agli Oscar a Hollywood, io sono andato a Hollywood, io, il medico di Lampedusa, ho fatto il red carpet, il tappeto rosso, immaginate. Mi hanno vestito come un pinguino. Per me era importante fare sapere, a me mi interessava niente dell'Orso d'Oro, della statuetta, non mi fregava niente. Era importante per me, da medico, da persona che non lo so se è privilegiata oppure no, non lo so, ma ero là che ho visto tutta la verità, ho visto tutto quello, ho cercato di farlo sapere con tutti i mezzi che avevo a disposizione, un film, un po' gammale, poi ho scritto il primo libro, anche di Sale, dove ho cercato di raccontare le storie di queste persone, per raccontare la storia, le storie di queste persone con un nome, con un cognome, con le loro i loro viaggi, i loro sogni, ho cercato di raccontarli con il nome, Anuar, Amuda, Chebrato, Omar, Pietro, tutti, nomi, non numeri. E poi ho scritto un altro libro, Le stelle di Lampedusa, cercando di parlare di bambini, una bambina piccola, una bambina che veramente è stata un eroe, voi magari lo leggerete, insomma la sua storia è una storia particolare, una bambina che è venuta a salvare una famiglia intera, grazie a lei, questa bambina, cosa straordinaria, che è una stella, io l'ho chiamata una stella, che lei è una stella di Lampedusa. Lei ce l'ha fatta, e come se ce l'ha fatta. E poi ho fatto un altro film, un film che si chiama Nur, è la storia di questa bambina, perché poi l'abbiamo chiamata con un altro nome ancora, Anila, in realtà non si chiama né Anila né anche Nur, si chiama in un altro modo, che non posso dirvelo, è sotto protezione. Un film che è stato censurato. È stato censurato. L'hanno censurato, insieme con la fiction, quella di Mimmo Lucano, di Peppe Fiorello, vi ricordate? È stata censurata in una produzione Rai, la Rai precedente, poi sono arrivati loro, hanno colonizzato e quindi quel film non doveva uscire perché era pericoloso, fastidioso, faceva riflettere, fa capire alla gente di cosa stiamo parlando e allora è stato censurato. Per fortuna adesso è cambiata aria, il film sta uscendo, è andato già al Festival di Torino, al Festival di Montpellier, adesso sta andando anche a Mosca, dappertutto. E là in quel film non ci sono io. Io sono il protagonista di quel film, ma non so, non essendo un attore, nel primo film c'ero, ma era un documentario, facevo il mio lavoro, in questo caso a fare la parte di Pietro Bartolo, che è Pietro Bartolo in quel film e Sergio Castellitto. Quindi vedete quel film, ci sono tante verità, ci sono qualcosa che ci deve fare riflettere,
E poi sono andato in giro a raccontare tutte queste cose, sabato e domenica, venerdì, quando potevo, per tutta l'Italia, per tutta l'Europa, lo faccio ancora oggi, non mi sono fermato, proprio per dare una narrazione diversa da quella che è stata data, specialmente tra i giovani, nelle scuole, perché devono sapere la verità, dobbiamo dargli gli strumenti per la conoscenza, per sentire le due campane, e poi, io a Dio, siamo in democrazia, ognuno può scegliere da che parte stare, se stare dalla parte del bene, del male, dalle bugie o della verità. Ma mi sono sentito in dovere di fare questo. E poi ho capito che invece potevo fare ancora qualcosa di più, perché mi sembrerebbe di fare poco. E allora ho pensato di entrare in politica, perché credo nella politica, e la politica è quella con la P maiuscola. Spesso sento dire la politica fa schifo, ma quella non è la politica, quella è qualcosa di diverso, qualcosa che non è politica, quella, io lo dico, vediamo scialtronerie, la politica è servizio, quella che è fatta con amore, con passione, con onestà, con correttezza, e quindi ho deciso di entrare in politica e andare nel cuore dell'Europa. Mi sono presentato alle europee, quando gliel'ho detto a mia moglie, ho detto, sai Rita, è una persona straordinaria, mi ha detto, sai, voglio entrare in politica, e mi ha detto, sì, ti mancava solo questo. Ce l'ho fatta, sono stato, specialmente qua a Roma, sono stato il primo, ho preso più voti di tutti a Roma, ma in tutta Italia centrale, perché avevo due collegi, anche nell'Italia insulare, la Sicilia, la Sardegna. Anche là ho vinto, ho preso 276.000 voti complessivamente, quindi gente buona, gente che crede in certi valori, che sono i valori che mi ispiro io, e credo anche nell'Europa, l'Europa che i nostri padri fondatori sono basati su quei valori, sulla solidarietà, sull'accoglienza, sul rispetto dei diritti umani, diritto alla vita, sullo Stato di diritto. Sono andato lì in Europa, ho chiesto di entrare nella Commissione Libere, Libertà Civili, Affari Interni e quindi Immigrazione. Sono diventato vicepresidente, sono anche nella Commissione Pesca, perché venendo dal mare, insomma, mi sembrava giusto fare anche questo. Ho chiesto di avere il dossier che riguarda la riforma del regolamento di Dublino, e l'ho avuta. Sono il relatore ombra per quanto riguarda questo dossier, perché credo che bisogna cambiare quello che è il regolamento di Dublino, quindi riformarla per dare la possibilità a queste persone che quando arrivano devono essere distribuite su tutto il territorio europeo, ognuno si deve prendere le sue responsabilità, tutti dobbiamo fare qualcosa ed è giusto che sia così. Dobbiamo ritrovare la strada maestra, la strada quella dei valori, quella strada che dà un senso alla nostra vita, che sono quei valori che sono incontrovertibili, che sono universali, che sono quelli che vi ho detto prima, il rispetto dei diritti umani, perché non si tratta di buonismo, spesso vengo tacciato di buonismo, è arrivato il buono, a parte che essere buono non mi pare che è un difetto, neanche un peccato, ma qua non si tratta di buonismo, ma si tratta di rispetto dei diritti umani, rispetto, la parola più bella che possa esistere. C'è anche l'amore, ma l'amore sta dentro, il rispetto è al contrario, rispetto per la natura, per i diversi, per i malati, per gli animali, per tutto, lo rispetto. È una cosa bellissima. E se facciamo questo sicuramente facciamo onore all'umanità intera, possiamo andare a testa alta, perché sono questi i valori che hanno ispirato i nostri padri fondatori, che hanno creato quell'Europa che tutti criticano, che tutti vogliono distruggere, che tutti vogliono demolire. Un'Europa sgangherata, dico io, sicuramente sì, potremmo portarla verso quella strada straordinaria che qualcuno vuole demolire. Abbiamo una Costituzione straordinaria che c'è gente che ci ha perso la vita,
per regalarci questo grande dono che si chiama Costituzione. E noi questo non lo possiamo permettere, non lo possiamo permettere, lo dobbiamo difendere. Dobbiamo fare in modo che tutto quello che sta succedendo nel Mediterraneo ancora oggi, in Libia, che è un genocidio, una vergogna, è disumano quello che sta succedendo. Io non ho fatto vedere nulla, sapete, niente. E non lo immaginate, perché quando qualcuno dice sì lo immaginavo, non lo immaginate quello che succede. Lo vedremo fra 10 anni, quando ci andranno a scoprire quelle obbrobiosità, quelle atrocità. E non so che cosa succederà fra 20 anni, quando i nostri figli, i nostri nipoti, ci saremo ancora, visto che la situazione si sta complicando anche dal punto di vista climatico e nessuno prende provvedimenti ancora, quando ci diranno ma voi dove eravate? Cosa avete fatto? Io per primo che non sono riuscito a fare a capire ancora oggi in Europa, in Italia, che ancora facciamo accordi. Ma cosa possiamo dire? Che non sapevamo nulla? Sono 30 anni che lo sappiamo. Lo vediamo in televisione, io lo vedo, mi tocco con le mani. Non abbiamo nessun alibi. E allora dobbiamo muoversi, dobbiamo noi ribellarci. Io lo so, vedete qua stasera è come sfondare una porta aperta. Cosa vi devo raccontare a voi che lo fate tutti i giorni? Però insieme possiamo fare tanto, insieme si può. Sapete quante volte in sala come queste, anche di più, a volte ci sono tanti medici, infermieri, vengono e dicono, dottore, possiamo venire a Lampedusa ad aiutarla? E io gli dico, no, non abbiamo bisogno di nessuno noi. Noi siamo la porta, da qua si entra, arrivano, li visitiamo, li accogliamo, poi vanno via, vanno nella casa. La casa è l'Italia, la casa è l'Europa, se volete fare qualcosa, fatela qua. Non abbiamo bisogno di nessuno, ce l'abbiamo sempre fatta, anche con grande difficoltà, ma se volete spendere dell'energia, fatelo dove ci sono i problemi cominciano qua. Poi a volte c'è qualcuno che mi dice, dottore, ma io non so fare niente. E io dico, sai che fai? Magari hai sentito queste cose, raccontala a qualcuno che la pensa diversamente, magari gli fai capire come sta la verità. Ma io non so fare neanche questo. Allora sai che ti dico, se vuoi fare una cosa grandissima, forse più di quello che faccio io, perché alla fine che faccio? Io faccio il mio dovere, da medico, da uomo, ma è normale, non faccio niente di particolare. Allora quando incontri per strada una persona, queste persone, o anche un nostro povero, voi lo sapete, perché parte della Caritas, magari un nostro povero, un nostro, quelli che chiamano i clochard, che vivono sotto i cartoni, che vivono nelle stazioni, al freddo, sporchi. E noi li evitiamo, istintivamente lo facciamo. E loro se ne accorgono, se ne stanno male. Allora per una volta lo puoi fare, per una volta. Invece di evitarlo, loro se ne accorgono, magari ti avvicini, gli chiedi come, non lo toccare. Ti avvicini e magari gli chiedi come stai, come ti chiami, da dove vieni. E per lui quello è un giorno di festa, è Natale, è Capodanno, è Pasqua. Qualcuno lo ha notato, lo ha fatto sentire un essere umano, un uomo. Altro che 2 centesimi, 3 euro, 4 euro che gli dai. Quel giorno l'hai fatto felice, l'ha fatto sentire un uomo. Questo lo possiamo fare tutti. Non ci costa niente. Ma cosa ci costa? Niente. A me cosa mi costa quando arrivo l'angolo favoloro e sono terrorizzate, spaventate? Basta nulla. Io lo dico ai miei collaboratori, guardate che qua, la prima cosa che dobbiamo fare è quella di guardarli come esseri umani. Lasciamo perdere la medicina, perché è quello che hanno bisogno. E basta nulla. Uno sguardo, un sorriso, un abbraccio, un batticinque, una copertina di queste termine, un tè caldo, a volte per farle ridere, perché li vedo che sono troppo stanchi, troppo tristi, faccio anche il buffone, faccio il linguacci, per strappargli un sorriso, non mi costa niente. E allora se possiamo fare qualcosa,
facciamolo tutti insieme, ma soprattutto dobbiamo reagire, dobbiamo ribellarci a questa storia, dobbiamo mettere fine a questa vergognosa pagina della storia dell'umanità, perché è vergognosa. Dobbiamo fare tutti insieme, ognuno una piccola cosa, insieme lo possiamo fare. Io ci credo, sono 30 anni che ci credo, e io sono convinto che presto tutta questa storia cambierà. Vi ringrazio perché è tardi che ho tenuto due ore. Delle mani dopo queste parole mi sembra quasi inappropriato, perché forse lei ci ha fatto vibrare le coscienze questa sera e per certi versi farci attraversare sentimenti di colpa, di stupore, di risveglio. Quindi non ci sono da aggiungere commenti a questa sua testimonianza, che è una testimonianza oculare ma soprattutto del cuore. Ecco. Grazie per quello che ha condiviso con noi questa sera, perché ci infonde anche coraggio che, come dire, possiamo sentire che c'è speranza, che c'è speranza. La domanda che ci ha fatto ad un certo punto, che potrebbero farci le prossime generazioni, è: voi dove eravate? E che i media ci raccontano quello che vogliono, è una domanda che deve rimanere questa sera. Tu oggi dove sei? Com'è possibile che non ci siamo? Com'è possibile che non ce ne rendiamo conto? Lei diceva: ai colleghi dico, non venite ad aiutarci, noi siamo la porta, voi siete la casa, abitate e fate abitare la casa. Ecco, io mentre diceva questo pensavo a questo gruppo folto di ragazzi che probabilmente hanno documenti o li avevano fino a poco fa e che adesso dormono dietro la stazione Tiburtina, e dici: voi dove eravate? O ai ragazzi del Kurdistan iracheno e siriano che vengono tutti i giorni alla mensa di Colleopio e dormono nel parco di Colleopio e si stanno andando fuori di testa uno dopo l'altro, perché nonostante queste situazioni vissute trovano anziché casa l'indifferenza o la trasparenza o sono invisibili. Ma quanta fame di vita hanno le persone che bussano, quanta fame di vita hanno. E allora, ecco, dico, torniamo tutti a raccontare, torniamo a riflettere, a incontrare le persone. Quindi grazie per quello che ci ha detto, per quello che ha fatto e che farà. E noi sentiamo non di poterle dire che semplicemente è un buonista, ma che lei in qualche modo ci aiuta a renderci conto di dare sempre più spazio alla parte migliore dell'essere umano, perché è di questo che si tratta. Grazie. Forse sarebbe stato bello avere domande, riflessioni,
Però poi oggi è giovedì, domani probabilmente tutti quanti devono riprendersi la vita, e, però vi invito a fare solo una cosa andando via da qui questa sera. L'eroismo dei piccoli gesti quotidiani, per favore. L'eroismo dei piccoli gesti banali quotidiani. Tocca a ciascuno di noi, che tocca dall'essere informati sulle situazioni, tocca dal valutare bene politicamente tutte le scelte che vengono fatte e non raccontate, tocca a noi la capacità di avere uno sguardo umano su ogni singola persona, a ciascuno di noi. Perché se aspettiamo di vedere solo persone che hanno fatto e possono raccontare da testimoni privilegiati che portano tante ferite nel cuore, visto che sognano tutte le notti certe realtà, e se aspettiamo che ci sia qualcuno che debba fare e non ce ne rendiamo conto dell'eroismo e della banalità, banalità bella, dei piccoli gesti quotidiani, le cose non cambiano. Non cambiano se è qualcun altro che ci deve pensare. Vi chiedo solo questo andando via da qui. Non so se posso parlare a nome suo, non servirebbe a niente il suo aver fatto, aver raccontato, se poi non c'è il contagio della banalità, dell'eroismo, dei piccoli gesti quotidiani. Questo lo possiamo e lo dobbiamo fare. Grazie, che buonanotte a tutti.